Basta un raggio di sole. Mentre scendevo le scale, incontrai lui che ritornava a casa. Era una bellissima giornata di primavera, finalmente primavera, dopo un inverno davvero pesante, con tanto freddo. Ero uscita di casa per andare a lavorare, lo stesso lavoro che faccio da quando sono arrivata in Italia. Un lavoro che non mi è mai piaciuto, ma che devo fare per potermi mantenere e perché non ho il coraggio di trovarne un altro. E così, mentre scendevo le scale, incontrai lui che ritornava a casa. Era diverso da come lo avevo immaginato io. Era brillante, tranquillo e sorridente. Quando se n'era andato qualche anno prima, aveva portato con sé tutto il suo bagaglio. Ma adesso aveva nelle mani solo due piccole valigie. Non sapevo cosa avesse portato, ma mi incuriosì. Era strano che fosse ritornato all'inizio della primavera. Pensai che potesse essere un nuovo inizio per noi, e così fu. Ritornata a casa, andai subito nella mia stanza. Presi le valigie che erano sotto il mio letto e le aprii, una per volta. Nella prima trovai una busta di speranza, due scatole di fortuna e un vaso di coraggio. La seconda era piena di pazienza e insistenza. Sì, era un nuovo inizio per me, perché avevo tanto bisogno di tutti questi beni inaspettati. E lui, il mio futuro, mi aspettava in un angolo della mia stanza. Ero certa che il mio passato avesse fatto il suo compito. Adesso devo solo seguire il futuro. Devo trovare il coraggio di aprire quelle valigie e prendere una briciola di ciò che mi serve ogni volta che ne avrò bisogno. È un nuovo inizio, una nuova vita per me. Questo lo so.